Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Finalmente siamo tornati in sella alla bestia dopo averla ripresa dal meccanico perché aveva un foro sul radiatore. Quindi abbiamo riparato il radiatore. Oggi esce il video al riguardo, proprio a mezzogiorno. E già sono pronti altri due video, uno sul lavaggio e l'altro sulla catena, quindi tutto ciò che riguarda la manutenzione della catena. E niente, oggi con questa giornata approfitto e ci andiamo a fare un giro, e con l'occasione volevo passare da, come si chiama, da Moto Abbigliamento, che sta a Viterbo, quindi è pure vicino, per andare a prendere un paio di guanti invernali. Ma vediamo un attimo cosa troviamo. Tanto sto tizio col camper non sa che cazzo deve fare. Mannaggia la puttana. Mannaggia. Meno male ragazzi che ci stanno ste giornatine top, che si può prendere la moto, meno male. Si è bella scaldata. Alcuni tratti la strada è umidina, quindi stiamo attenti. Sicuramente qua pure sarà umida. Cazzo, lì è venuto giù tutto il bosco, è venuto giù. Che giornatina ragazzi, che giornatina, mamma mia, bella 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 proprio, eh. Stavo controllando se... Ok, perfetto. Comunque ragazzi, avevo preso un tipo... Ma questa che cazzo fa? Mannaggia la puttana, mannaggia. Mannaggia. E avevo preso un grasso della Bardal, solo che no, si vede che non ho letto sotto, era per moto off-road, quindi moto da cross. Infatti avevo visto che era c'aveva qualcosa di strano, c'aveva. Però niente, l'ho ripreso adesso. Ho preso questo da strada, infatti è bianco. Mentre quell'altro non era bianco così. Infatti già quando l'ho spruzzato avevo notato che c'era qualcosa che non andava. Poi ho letto sulla bomboletta moto off-road, ma vaffanculo, va.
Vabbè, quindi adesso ho ripreso, mo ci ho messo questo. Pure questo della Bardal è buono, mi ci trovo bene. Tanto il verde non vuole scattare, eh? Eccolo! Eccolo! Ce l'abbiamo il verde! Signori venghino! Ma questi a piedi, questi... A piedi! L'ho beccato pure l'altro giorno che ero venuto a prendere proprio il grasso qua, perché io qua c'ho una tua ricambi che conosco e quindi io vengo a prendere qui quando me ci trovo. Oh, comunque queste gomme, raga, le Pirelli Rosso 3 ancora vanno, ancora ce l'ho montate, cioè. Ci ho fatto tipo 7000 km e ancora ci stanno. Incredibile. 7000 km di cui penso 2000 e passa in due con carichi qua roba. Solo lì le mani. Zio, vai, vai, dai sto gas, zio, dai sto gas, porco due, dai! Che devi affondare il gas, dai!